Venerdì 20 dicembre, buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione di RT Calabria. Oggi in apertura una nota di cronaca, una truffa dell'Unione Europea che ammonta a 517.000 euro compiuta da una società che ha anche evaso il fisco per 1,1 milione ed è stata scoperta ai finanzieri di Ciromarina. La società attiva nell'assistenza di anziani disabili e nei corsi di formazione ha ottenuto un finanziamento dalla Regione nell'ambito POR 2000-2006 per il reinserimento di disoccupati, ma anche nell'indagine è emerso che in corso della preparazione dei corsi sono stati fatti e il rappresentante è stato denunciato in concorso con 17 docenti. Rimaniamo in tema di cronaca. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha confermato l'arresto di Giacinto Ettore Caroselli, il ginecologo 62enne di Cosenza, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di guardia di finanza denominata Family Bank. Vediamo i dettagli nel servizio. Il ginecologo di 62 anni, Giacinto Ettore Caroselli di Cosenza, condannato con sentenza definitiva a 2 anni di reclusione con l'accusa di abusi sessuali su una paziente, è considerato dal Tribunale della Libertà di Catanzaro compatibile con il regime carcerario. Dopo il suo ritorno dal Brasile, si trova ricoverato da 10 giorni in una clinica privata di Belvedere Marittimo nel Cosentino, suo rifugio da rientro al Sud America e ricovero per precarie condizioni di salute. Da quanto riportato dalla perizia prodotta dalla difesa, Caroselli sarebbe impossibilitato a consumare la pena in carcere causa una grave patologia, di parere contrario invece la procura di Cosenza, che in base ad un'altra consulenza medica ritiene che il 62enne possa senza impedimenti scontare la pena in carcere. Spetterà ora al Tribunale di Sorveglianza decretare la decisione finale. Intanto il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha confermato l'arresto e la detenzione in carcere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita nell'ambito dell'indagine culminata nell'arresto di Caroselli è denominata Family Bank. Eseguito inoltre il sequestro di beni immobili ed immobili riconducibili al ginecologo e al cognato Rosario Mercuri di 57 anni, del valore complessivo di 3 milioni e mezzo di euro. Sono 10 le aziende dell'Ametino che si sono appropriate indebitamente di contributi pubblici per un valore di 740.000 euro a scoprire la truffa Le Fiamme Gialle che hanno proceduto nell'ambito dell'operazione No Job For You alla denuncia di 29 persone fisiche e 6 giuridiche. Vediamo. No Job For You è il nome dell'operazione di contrasto all'indebita percezione di contributi pubblici condotta dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme e culminata con la denuncia di 35 persone, 29 fisiche e 6 giuridiche. Una truffa per un ammontare di 740.000 euro relativa ai contributi di origine nazionale e comunitaria erogati per favorire l'assunzione di giovani disoccupati, ma spesso utilizzati di fatto per tutt'altri fini. L'attività che si colloca nell'ambito di un più ampio intervento effettuato dalle Fiamme Gialle su gran parte del territorio nazionale ha consentito l'accertamento, soltanto nell'ultimo mese, di percezioni indebite di 10 imprese operanti nel territorio di Lamezia Terme. Le aziende avevano illegittimamente beneficiato di agevolazioni pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a valere sul POR Calabria 2000-2006 per un importo complessivo di circa 740.000 euro. All'esito delle indagini, le Fiamme Gialle ne infatti scoperto una serie di distinte truffe che venivano perpetrate dagli imprenditori inquisiti, soprattutto mediante la presentazione all'ente pubblico erogatore, in quel caso la Regione Calabria, di documentazione falsa attestante, fra l'altro, la fittizia assunzione di decine di lavoratori, nonché l'artefatta realizzazione soltanto cartacea, come accertato dai finanzieri, dei corsi di formazione previsti per qualificare professionalmente i lavoratori neoassunti. La Guardia di Finanza di Lamezia ha quindi denunciato alla Procura della Repubblica competente complessivamente 35 persone tra giuridiche e fisiche per indebita percezione di contributi pubblici, malversazione delle somme così ricevute e falsità documentali ideologiche e materiali. Presentato nella sala giunta della provincia di Crotone nella mattinata di oggi il progetto Mediterraneo Network in Government, un programma ENPI 2007-2013 finalizzato alla semplificazione e al miglioramento dei rapporti tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni attraverso la possibilità di utilizzare gli strumenti di e-government. Vediamo. Presidente, una conferenza locale per la consultazione sul piano strategico operativo che è inerente a quello che è il progetto Mediterraneo Network for Government.
Sì, un progetto di cui magari qualche altra emittente televisiva ha un po' ironizzato sul fatto che fosse un viaggio, che fosse diciamo una vacanza. Così non è, un progetto comunitario molto complesso, cui la provincia di Crotone ha partecipato e ha vinto il bando e proprio per mutuare le esperienze che vengono utilizzate nei vari enti mediterranei. Proprio il progetto è fatto dalla Grecia, dall'Italia, in questo caso Crotone, e la Palestina, perché di volta in volta l'Europa, la Comunità Economica Europea, inserisce un partner che non fa parte ma che ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di tecnologia, e quindi è stata inserita di proposito la Palestina. Oggi in questa conferenza un po' si porta diciamo il risultato di questi incontri, di questo lavoro che è stato fatto in 4 mesi, che terminerà a giugno un'altra volta in Palestina, ma a marzo verranno i rappresentanti della Palestina e della Grecia in provincia di Crotone, quindi a Crotone. Un progetto che va nella direzione proprio di dare la possibilità a tutti, con l'e-government, quindi la possibilità telematica di dialogare, di accedere, di avere dei servizi con gli enti. Quindi noi abbiamo portato la nostra esperienza ed è stato importante anche per noi, perché ci ha consentito di mettere in fila tutte le cose che vengono fatte, perché molto spesso negli enti si fanno delle cose ma un settore non conosce quello che fa l'altro, quindi di mettere ordine anche al nostro interno per le nostre procedure e nello stesso tempo di dare ad altri i risultati che avevamo ottenuto noi. Quindi è un progetto importante e oggi lo spieghiamo in un passaggio intermedio, e a marzo ci saranno gli ulteriori incontri con gli amici della Palestina e gli amici della Grecia, e poi si concluderà nuovamente a giugno con la conferenza finale. Possiamo definirlo un connubio vincente per quanto riguarda il nostro territorio, che finalmente anche Crotone riesce ad entrare in Europa per quanto riguarda la tecnologia. Ma diciamo che l'ente, sia col progetto principalmente sui ragazzi che non studiano e che non lavorano, quindi con l'avviamento teatrale di 30 ragazzi in condizioni difficili, il progetto precedente, sia con questo, sia con il finanziamento sulla sicurezza stradale, è pienamente diciamo partecipe di questi progetti europei. E è un onore, perché partecipano tanti enti, tanti comuni, tante province. Il fatto di aver vinto dà veramente soddisfazione per noi amministratori, ma soprattutto è un riconoscimento per coloro i quali poi questi progetti li fanno e li seguono, che sono chiaramente i dipendenti, i dirigenti, i funzionari che seguono il lavoro. Noi come politica diamo un indirizzo, poi sono loro che ottengono questi risultati. E alla presenza di Cristiana Capotondi, attrice coprotagonista del film che è stato proiettato a Catanzaro, La mafia uccide solo d'estate, primo lavoro da regista per il giovane Pierfrancesco Di Liberto, da tempo impegnato a trasmettere i valori della conoscenza e del contrasto al fenomeno mafioso. Vediamo i dettagli nel servizio. Anteprima d'eccezione al multisala di Catanzaro per La mafia uccide solo d'estate, un bellissimo film di denuncia di Piffa al secolo Pierfrancesco Di Liberto. Alla proiezione, inserita nel quadro del Magna Grecia Film Festival School in the City, diretto da Gianvito Casadonte, ha assistito una protagonista che in mattinata aveva incontrato gli studenti del liceo classico Galluppi. Sì, è una commedia che però ricostruisce il ventennio più sanguinoso delle stragi di mafia a Palermo tramite il meccanismo del racconto di una storia d'amore tra due bambini che poi diventano adulti. È un film che unisce una tematica molto drammatica con un tono leggero, che è quello per cui conosciamo Piff, che già nel suo testimone riesce a trattare dei temi forti in maniera leggera, e credo che questo sia un pregio ed è il motivo per cui molti ragazzi stanno andando al cinema a vedere La mafia uccide solo d'estate. E il film credo che abbia come intento quello di raccontare come sia importante vivere con coscienza e con consapevolezza il luogo in cui si abita. Molto spesso i palermitani, i siciliani, hanno cercato di vivere a prescindere dalla mafia, così come viene raccontato nel film. La generazione che era adolescente negli anni 80-90 era protetta dai genitori per evitare che appunto i bambini capissero che c'era questa entità, che esistesse Cosa Nostra. Invece nel film si racconta come sia importante che un genitore metta il proprio figlio a conoscenza del luogo che abita, che possa indicargli cos'è il male per saperlo riconoscere e sapersi anche difendere dal male stesso. Quindi mi sembra che sia
messaggio condivisibile. Magna Grecia avvicina anche voi artisti al grande pubblico, giovani e meno giovani. Qual è la sua impressione per questo approccio diretto che c'è anche in una sala cinematografica? Sono molto contenta di essere qua, purtroppo manco sempre l'appuntamento estivo, ho cercato di recuperare d'inverno, ma spero quest'estate di tornare. E mi piace soprattutto il progetto che il Magna Grecia Film Festival sta facendo con le scuole. Oggi sono stata in un liceo classico. Sembra che sia un buon modo di abituare i ragazzi al palato cinematografico, cosa che si fa molto nei paesi europei e meno in Italia, quindi sono contenta di questa iniziativa. L'accesso diffuso, veloce e poco costoso della rete è ormai indispensabile per competere sui mercati, soprattutto per le imprese di micro dimensioni, costituiscono la struttura portante della nostra economia. Infatti Unione Camere Calabria ha indetto un bando con cui incidere sulla riduzione del divario digitale che penalizza fortemente una grande fetta del tessuto imprenditoriale calabrese. L'iniziativa rientra nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Unione Camere Nazionali e Eutelsat, che grazie all'infrastruttura tecnologica basata sul CASAT, satellite di ultima generazione, garantisce la copertura a tutte le zone geografiche a livello nazionale. Cambiamo argomento e parliamo della giornata di ieri, dove è stata presentata presso la Camera di Commercio di Crotone la giornata della trasparenza 2013, finalizzata a garantire un adeguato livello di trasparenza della cultura e dell'integrità. Vediamo. Camera di Commercio di Crotone, l'occasione è il terzo anno della giornata della trasparenza 2013. Sì, la terza edizione della giornata della trasparenza è un obbligo, come dire, formale e normativo, ma noi come Camera di Commercio l'abbiamo già iniziato e, come dire, per noi è diventato un atteggiamento di natura politica, nel senso che tutti i nostri atti, tutto quello che noi facciamo, vogliamo che abbia la maggiore possibilità di conoscenza e quindi trasparenza sia per le imprese che nei rapporti con le altre istituzioni. È un fatto molto importante per la Camera di Commercio di Crotone ed è un fatto molto importante per il territorio della provincia di Crotone, nel senso che se tutti gli atti che gli enti locali fanno, che sono appunto asseverati, assecondati sulla base di norme di trasparenza, può essere utile appunto per il ruolo e le funzioni che questi enti hanno. Chi sono i portatori di interesse nello specifico? I portatori di interesse sono tutti quelli che si rapportano con la Camera di Commercio, quindi dai fornitori alle imprese iscritte già alla Camera di Commercio, a qualsiasi soggetto pubblico, privato, individuale o collettivo che si rapporta con la Camera di Commercio. L'obiettivo, è inutile sottolinearlo, ma lo ribadiamo, qual è? L'obiettivo è che gli enti siano sempre più trasparenti e quindi l'obiettivo è la legalità degli atti e la legalità dell'operare degli enti e quindi, come dire, l'architrave fondamentale di tutto l'operare è la legalità e appunto la possibilità di sviluppo di questo territorio. Rosso Cosenza è il nome dell'iniziativa ospitata anche quest'anno nell'Enoteca regionale della provincia di Cosenza. L'obiettivo è stato la celebrazione dei vini del territorio. Il servizio. I vini del territorio sono stati i protagonisti assoluti dell'iniziativa Rosso Cosenza, tornata anche quest'anno e ospitata dall'Enoteca regionale della provincia. Grande partecipazione all'evento tra dibattiti e degustazione dei prodotti enogastronomici della regione. Il tradizionale appuntamento ha rappresentato anche questa volta dunque l'occasione per l'incontro dei vini con il pubblico attraverso la degustazione direttamente affidata ai produttori. Noi siamo in una regione nella quale si consumano 26 milioni di bottiglie ogni anno di vino e di questi 26 milioni di bottiglie solo 10 milioni sono bottiglie di vino prodotto in Calabria, di vino calabrese. È un rapporto che non può essere assolutamente ignorato. In altre regioni come il Piemonte, come il Veneto, come la Toscana e tutto il resto delle regioni italiane il rapporto è invertito, è rovesciato. Noi qui dobbiamo rompere, dobbiamo superare una cultura della dipendenza, dobbiamo riappropriarci consapevolmente dell'orgoglio della nostra terra, farlo non in termini sciocchi, ma farlo in termini positivi,
anche la competizione con il resto dei territori, di altre regioni, deve essere una competizione virtuosa e non dipendente. Quindi fare questo significa innanzitutto aggredire questo nome. Penso per esempio che la rete della ristorazione debba essere uno dei circuiti attraverso i quali affermare questa consapevolezza. E quindi la formazione in direzione della ristorazione, degli operatori della ristorazione, ha questo obiettivo, quello di dare ai nostri operatori della ristorazione gli elementi fondamentali per la conoscenza della nostra ampia gamma di vini, perché in questi anni le nostre aziende hanno realizzato traguardi importanti. La Calabria di 15 anni fa, per quanto riguarda la produzione della qualità dei vini, non è la Calabria di oggi. Oggi noi abbiamo aziende che sono all'avanguardia, vini che non hanno niente da invidiare a etichette importanti di eccellenza della vitivinicoltura italiana, e quindi dobbiamo questa consapevolezza farla crescere e proporre i nostri vini sulle tavole dei nostri ristoranti. Rosso Cosenza, oltre a farsi momento di promozione vetrina, ha permesso di approfondire le caratteristiche della produzione della provincia di Cosenza, occasione anche dunque per presentare al pubblico una importante iniziativa tra le principali fra le attività dell'Enoteca regionale della provincia di Cosenza, il Calabria Master Wine. L'occasione è rappresentata dalla consueta convention annuale organizzata in occasione appunto delle festività natalizie, ma anche e soprattutto l'opportunità di fare il punto sulla situazione politica regionale e locale. Sentiamo. L'occasione è quella della convention dei democratici, occasione anche per farci gli auguri di Natale, ma soprattutto per fare il punto della situazione. Sì, come ogni anno noi, oltre alle tante altre volte che ci incontriamo, per discutere su come inquadrare il nostro impegno e la nostra attività politica, lo facciamo in modo puntuale anche ogni anno, a conclusione di ogni anno, che è la circostanza per farci gli auguri, ma anche per riflettere. E certo, questo è un anno del tutto particolare, come di solito si dice, orribile stato, no? Un anno che registra sofferenze e difficoltà diffuse ovunque, in particolare da noi, quindi materia su cui riflettere, cercare di capire soprattutto come andare avanti e svolgere al meglio la nostra funzione di rappresentanza in questo momento estremamente complicato e difficile, perché come insegnano le vicende che si stanno sviluppando, i territori sono sguarniti di presenze e rappresentanze politiche e istituzionali che sono tutte impelagate e concentrate a Roma senza riuscire a sbrogliare la matassa, e questo accentua le difficoltà, le sofferenze, e quindi c'è ancora una volta più di ieri bisogno di noi, della nostra presenza, del nostro ruolo, della nostra iniziativa, e auspichiamo che il nostro sentimento sia presente anche negli altri, perché concorrendo a fare squadra si possono affrontare meglio i problemi, che questa volta non sono problemi di poco conto o problemi diciamo frizionali, come si suol dire, cioè passeggeri, ma sono problemi strutturali che toccano in profondità la condizione economica e sociale, e danno purtroppo questo sentimento di mancanza di prospettive e di speranze che è terribile, verso il quale dobbiamo rispondere con l'impegno, non col disimpegno. Questo è un po' le riflessioni che faremo stasera, oltre ai punti di merito che sono purtroppo soliti per Crotone, per cercare di dire anche che non c'è adesso, o non vale tanto individuare le responsabilità, come ho detto nei giorni scorsi incontrando gruppi di lavoratori che sono in cassa integrazione, in mobilità o altri che sono disoccupati, che hanno perso la speranza e hanno
diciamo, un sentimento molto negativo nei confronti della politica, delle stesse istituzioni, noi mettiamo un punto. E ora parliamo di musica. Non era la band originale, ma ben tre solisti di Vasco Rossi che si sono esibiti con i musicisti locali che hanno esaltato il concerto della cover catanzarese tra le più quotate d'Italia. Sentiamo. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Il fenomeno delle cover è ormai diffuso a macchia d'olio, ognuna ovviamente col suo grado di bravura. Ma se ad una band si aggiungono tre musicisti della formazione originale, le differenze si assottigliano e si finisce in alcuni momenti con immaginare di trovarsi proprio davanti al grande nome. E quanto successo in un noto locale alle porte di Catanzaro, dove la Vasco Rock Show ha tenuto un concerto arricchito da ben tre solisti del Blasco: Alberto Rocchetti alle tastiere, Claudio Golinelli al basso e Andrea Innesto al sax. Beh, allora, noi siamo innanzitutto degli amici, che c'è prima l'umanità che vince, quindi c'è il piacere di incontrarsi. Poi, siccome siamo persone che fanno questo mestiere, ogni tanto ci ritroviamo tutti insieme, e quando siamo in tre, adesso in questo caso che lavoriamo con una cover locale, è sempre meglio, perché noi amiamo anche stare insieme, insomma, ogni tanto. Che devo aggiungere? Adoro la Calabria. Ogni volta che parto per venire qua mi sembra di partire per casa, perché vengo da, non dagli amici, da fratelli. Una serata di alto livello musicale che ha esaltato le doti del frontman Massimiliano Iannino e dei suoi ragazzi Mucca Rimerante, Posca, Guastella e Rossiello. I vari musicisti si sono amalgamati in modo eccellente sia sul palco che dietro le quinte, esaltando a suon di decibel le centinaia di persone accorse. I tre pezzi da 90, abituati ai concerti negli stadi più grandi d'Italia, oltre che ottimi musicisti, si sono rivelate persone di estrema semplicità e simpatia. Nel senso che la ripresa, dentro la ripresa si fa così. No, faccio la panoramica. Anche in supercar? Scusa, andate pazienza. Perché sennò le cose non valgono. Oh, là. Adesso ci siamo arrivati. E prima di chiudere il nostro telegiornale, una nota per ricordare ai nostri telespettatori che sul canale 196 di RT Crotone, giorno lunedì 23 dicembre, alle ore 15:15 andrà in onda la trasmissione dal titolo Aspettando la Vigilia, durante la quale insieme ai nostri sponsor daremo dei consigli per i vari cenoni sotto queste festività natalizie. Con questo era proprio tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi lasciamo in compagnia dello sport e ci ritroviamo alle 17. Buon pomeriggio. C'è tanta voglia di far bene, lo si è capito dall'atteggiamento sia di Drago, che si è presentato in sala stampa per il consueto incontro prepartita nel pomeriggio di ieri, che di Desi, anche lui ospite prima del mister. E c'è soprattutto la consapevolezza delle difficoltà che manifestano certi incontri, se non altro perché precedenti del genere, chi segue il calcio ormai da tante generazioni li ha sempre vissuti. Anche l'anno scorso il Grosseto, poi retrocesso, andò a vincere sul campo del Sassuolo, quando una delle prime della classe incontra l'ultima, tutto da perdere, ma anche l'ultima ancora moribonda è pronta a vendere cara la pelle. La cosa più importante, che tra l'altro teme anche il mister, è trovare gli stimoli giusti e le giuste motivazioni. Di tutto ciò la squadra ne è consapevole, fermo restando che la gara resta sempre difficile da interpretare. Jacopo, partiamo dai complimenti per l'esibizione in Under 21, un grande veramente passo in avanti verso la tua stupenda carriera. Innanzitutto ringrazio per questi complimenti. Quando comunque arriva la chiamata nazionale è sempre una cosa di eccezionale, puoi giocare ancora di più. Sono molto contento di come sta andando finora, soprattutto per la squadra e anche per me.
Se ne stava discutendo in sala stampa con Massimo Drago, è una partita quella di sabato con la Juve Stabia da non sottovalutare assolutamente. No, sicuramente non dobbiamo fare l'errore di pensare che affrontiamo l'ultima in classifica, anche perché abbiamo visto che comunque la Serie B è un campionato molto equilibrato, quindi la classifica non conta. A maggior ragione dobbiamo affrontare questa partita secondo me con le pinze, comunque affrontarla come facciamo di solito, perché sicuramente è una partita molto difficile. Dal punto di vista psicologico siete nelle condizioni di affrontarla con la vostra solita grinta? Certo, sicuramente, perché noi comunque affrontiamo la partita come d'altronde affrontiamo tutte le altre squadre, che sia una prima o una ultima della classe. E di questo terzo posto a 31 punti, con incrociando le dita, la speranza di aumentare il punteggio e la posizione, cosa ne pensi? Penso che con la vittoria di Latina abbiamo aggiunto 3 punti a quelli precedentemente fatti, quindi ci avviciniamo. Non parlarmi anche tu di punti salvezza, eh? No, ci avviciniamo sempre di più a quella che comunque il nostro obiettivo, e rimane il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Io penso che stiamo facendo un campionato, come pensano tutti, straordinario, stiamo facendo qualcosa di straordinario, non se l'aspettava nessuno, non ce l'aspettavamo neanche noi, quindi comunque bisogna continuare così, su questa strada, e continuare a mettere punti in cascina, e poi tireremo le somme alla fine. Secondo te, per chiudere, dovremmo tenere conto del nostro terzo posto con l'ultima della classifica, che è la Juve Stabia, o no? No, assolutamente no, non guardiamo la classifica, ma come non guardiamo la nostra, non guardiamo la loro. Bisogna affrontare questa partita come stiamo facendo. Bocca al lupo. E Martinelli salva! Il portierone del Cosenza Calcio, Pierluigi Frattaglio, è ormai l'idolo dei tifosi. Le sue prestazioni eccellenti hanno conquistato il difficile pubblico rossoblù, che ha imparato ad amarlo. Un Frattali che ha fatto spesso e volentieri la differenza in campo e valso al Cosenza all'incirca 15 punti nel solo girone d'andata. Risultato non da poco, motivo di soddisfazione per il preparatore dei portieri, il cosentino Franco Viola. Gigi si è visto, ci ha messo le sue, anche perché il portiere poi fa parte pure della squadra. Quindi fino adesso, io come ho ripetuto prima, dico sempre che un portiere come Frattali, finire un girone d'andata, cioè senza sbagliare niente, cioè è il massimo, vuol dire che durante la settimana lavoriamo bene sia lui che io e Orlandi. Soddisfazione doppia per Viola, che parla con entusiasmo anche dell'esperienza nella squadra della sua città. È un'esperienza bellissima, perché per uno che è di Cosenza, che non è riuscito tra l'altro mai a giocare col Cosenza, cioè a fare il preparatore dei portieri qua, così è il massimo. Archiviata la brutta batosta racimolata domenica scorsa contro il Pomigliano, il Rende ha metabolizzato il pari giunto come una beffa in terra campana, con un pareggio racimolato al 46esimo del secondo tempo dagli avversari, e ora pensa alla prossima sfida contro Torrecuso. Purtroppo ci hanno pareggiato all'ultimo, ci siamo un po' abbassati verso gli ultimi minuti, e dopo un forcing, diciamo, dell'avversario, ci sono riusciti a pareggiare. Veramente un peccato. Agli uomini di giugno, pronti ad affrontare al massimo la settimana di preparazione, toccherà riscattarsi dal brutto scherzo di Pomigliano, magari tornando dal match contro Torrecuso con il risultato pieno in tasca. È una squadra che ha battuto l'Agrigas, una delle squadre competenti per vincere il campionato. Per vincere queste squadre vuol dire che è una squadra forte. Insomma, sarà dura. Sarà dura, però noi non ci piangiamo addosso e cercheremo di vincerlo.